L'incuria, il maltempo e il maldestro intervento di messa in sicurezza hanno dato il colpo di grazia a uno dei quattro pilastri che ornano il Ponte Umbertino. Tutto si è consumato nello spazio di un pomeriggio, ma si ha più l'impressione che a incidere sul cedimento del cornicione e sulle crepe diffuse su uno dei quattro pilastri in conglomerato cementizio siano stati decenni di mancata manutenzione. Il professor Gian Siracusa, intervenuto a caldo dopo l'incedimento di parte del cornicione, aveva raccomandato di recuperare cocci e di affidare il lavoro di restauro a mani sapienti. Un invito caduto nel vuoto perché qualche ora dopo, nel tentativo di imbragare il pezzo di cornicione che era rimasto attaccato al pilastro, si è staccato finendo in mille pezzi. Il filmato di quanto avvenuto sul Ponte Umbertino è diventato virale sui social, tempestato dai più disparati commenti. Il tutto mentre il sindaco Italia dal suo profilo Facebook ringraziava i tecnici comunali, gli operai, gli agenti di polizia municipale, i vigili del fuoco e delegati di quartiere che nelle ultime ore hanno lavorato senza sosta e con tempestività per mettere in sicurezza l'area in cui è crollato un cornicione sul Ponte Umbertino. Il primo cittadino, nel proseguo del commento, ha attribuito la responsabilità del cedimento al forte temporale che si è abbattuto sulla Sicilia orientale, un'affermazione che ha attirato una ridda di polemiche, a cominciare dal vice segretario cittadino del PD Angelo Greco, che ha definito patetiche le giustificazioni del sindaco. L'architetto Giuseppe Patti prova a dare una spiegazione tecnica sull'ammaloramento del monumento. Il danneggiamento delle superfici dure avviene principalmente in conseguenza dell'accrescimento dell'apparato radicale e delle strutture vegetative, quindi rizomi, stoloni, tubi, i bulbi, i sistemi radicali e gli organi vegetativi esplicano un danno meccanico durante il loro sviluppo in quanto esercitano delle forze sulle strutture dei manufatti che portano alla disgregazione dei materiali meno resistenti. Il danneggiamento delle superfici, continua Patti, avviene anche per l'azione chimica esercitata dalle radici attraverso l'acidità. Un ponte, quello Umbertino, è il commento di un esponente di Siracusa attivo in movimento, capace di resistere e sopravvivere ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, non ha retto invece all'incuria, alla mancata manutenzione, alle intemperie e all'imperizia di chi nel porre rimedio al guaio ha provocato altri danni al pilastro. Nulla di irrimediabile però, secondo il professor Gian Siracusa, premesso che il sindaco non ha alcuna colpa se si sia intervenuto in maniera poco ortodossa nel mettere in sicurezza la torretta, il manufatto è composto da graniglia, impasto di cemento e polvere di marmo, per cui anche se una parte del cornicione è finito in mille pezzi è possibile ricostruirlo. Visto quanto accaduto, bisogna disporre un intervento straordinario di messa in sicurezza per tutte e quattro le torrette del Ponte Umbertino.